Davide, buongiorno. Eccoci, buongiorno, buon inizio di settimana. Pronti, si va. Andiamo da Repubblica, vedo, no? Allora, oggi è inevitabile, i titoli principali dei quotidiani sono dedicati al delitto del carabiniere a Roma, in particolare Repubblica titola la vergogna e il dolore, mentre l'Arma definisce la foto shock inaccettabile e punisce l'autore del bendaggio. Durante l'interrogatorio il ministro Salvini non vede il problema. Davide. Ma l'Arma dei Carabinieri ha perfettamente ragione. Questa questione di una persona, in questo caso ragazzi accusati dell'omicidio di un carabiniere, l'idea che una persona fermata in caserma sia tenuta con le mani legate dietro la schiena e bendato non appartiene al mondo della severità anziché del buonismo, della cattiveria, della giusta punizione. Appartiene al mondo dell'imbecillità. Quello è un ritratto di imbecillità, perché quella foto, quella situazione, quel modo di trattare una persona che si trova in stato di fermo e accusata di un reato gravissimo e con ogni probabilità ha commesso, ma non tocca a noi dirlo, ritrarlo in quella condizione significa aiutarlo. Una foto aiuta i delinquenti, perché? Perché se io non sono in condizione di parlare in maniera, diciamo così, totalmente padrone di me stesso, se vengo sottoposto a trattamenti inumani, inaccettabili, non previsti da alcuna procedura e condannati giustamente dai carabinieri, tutto quello che dico e tutto quello che viene accertato non ha alcun senso, non può essere in nessun modo utilizzato, è un gesto di imbecillità. E che i giornali alimentino, e la stampa, la comunicazione, la politica alimentino questa cosa, è giusto perché hanno ammazzato il carabiniere, no, bisogna proteggere, è stupidità, perché vuol dire non conoscere il diritto, così come è abbastanza sciocco porre la questione, per esempio la stampa statunitense difende i due ragazzi, non è neanche vero, perché per esempio ci giungono notizie di inchieste, interviste fatte ai compagni di scuola di uno dei due, peraltro quello che è responsabile dell'accoltellamento, e qua dice: ma quello quando si droga da fuori di testa, e non mi sembra che sia un modo per aiutarlo, e giustamente, perché sono cose vere, come non mi pare assolutamente paragonabile né con il caso di Amanda Knox, perché vi ricordo che è stata condannata in primo grado, salvo poi i tribunali italiani hanno riconosciuto un'innocenza, piaccia, non piaccia, la giustizia funziona così. Oppure con la vicenda del Cermis, dove dei militari statunitensi buttarono giù un impianto di risalita in montagna e ammazzarono delle persone. Bisogna essere proprio superficiali per non cogliere l'enorme differenza fra un assassino in strada e una cosa che ha a che vedere in qualche modo con le relazioni fra gli Stati Uniti e l'Italia. Quindi sono cose che non stanno in piedi, vadano avanti, l'inchiesta si chiuda. Sia assicurata la totale salute, buona salute e protezione dei due arrestati, perché questo è essenziale per riuscire poi a condannarli. Allora, tra pochissimo torniamo da Davide Giacalone, c'è tutto il tema della riforma della giustizia, perché questa mattina il ministro della giustizia Alfonso Bonafede ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, solo il virgolettato giusto per introdurre l'argomento: riforma della giustizia da approvare subito e la Lega non la fermi. Sempre Bonafede dice: è fondamentale per l'economia e la vita dei cittadini, e poi ci sono già una serie di proposte, tra cui quella del limite di 6 anni per la durata dei processi, ma naturalmente cedo la parola a Davide Giacalone. Sì, già il titolo dell'intervista al Corriere della Sera evoca la possibile, ormai scontata per sempre su tutto, polemica interna al governo tra la componente del Movimento 5 Stelle e quella della Lega. Vabbè, ma questo fa parte della cucina politica politicante, non è neanche così interessante. La questione della giustizia, naturalmente, occorre ciascun punto affrontarlo con precisione, sia quelli che non ci sono nella riforma, per esempio la separazione delle carriere o il tema delle intercettazioni, sia quelli che ci sono, come l'elezione del Consiglio Superiore della Magistratura introducendo il concetto di sorteggio, ma ciascuno ha bisogno di tempo. Concentriamoci oggi, come tu dici Giussi, giustamente sulla questione dei tempi del processo. Voi sapete che insieme alla riforma del codice di cui stiamo parlando, della giustizia penale, dal 1 gennaio del 2020 sarà cancellata la prescrizione.
prescrizione. Dopo il primo grado non ci sarà più la prescrizione. Questo non cancella la prescrizione in Italia, perché l'80% dei procedimenti che vanno in prescrizione, cioè fuori dai tempi e quindi cancellati dal passare del tempo, vanno in prescrizione prima del primo grado. La riforma già approvata, che è già legge, dice che solo quando c'è già la sentenza di primo grado si cancella, no, si elimina la prescrizione, quindi l'80% rimarrà lì dov'è. Però la prescrizione comunque pone un limite assoluto alla durata dei processi. Dice ministro Bonafede in questa intervista, la leggo testualmente: sui tempi abbiamo introdotto termini perentori entro i quali, se un procedimento non è concluso, i magistrati saranno chiamati a rendere conto del loro operato. Sì, però questo non significa assolutamente niente. Cioè, che significa sono chiamati a rendere conto? Se il procedimento si tiene nell'arco dei 6 anni, io vengo assolto, condannato, quel che è tutto regolare. Se supera i 6 anni, che succede? Il procedimento muore, cioè viene chiamato il magistrato a rispondere. Sì, ma a me che me ne importa? A me cittadino che mi tenete 40 anni ad aspettare una sentenza, a me che me ne importa che qualcun altro ne risponda? Il problema è, devo aspettare sempre tutta la vita? C'è un limite. Perché in tutti i paesi civili di questo mondo, senza alcuna esclusione, in tutti c'è un limite massimo entro il quale, se non arriva una sentenza, il procedimento si estingue. Vuoi che sia per la prescrizione come c'è in Italia, vuoi che sia perché c'è un limite massimo alla durata del procedimento, comunque superato quel tempo la questione si estingue. Lo Stato non ha diritto di tenermi sotto accusa per tutta la vita, deve stabilire se sono innocente oppure colpevole. Dire, come dice il ministro Bonafede, nel caso in cui si superano i termini i magistrati saranno chiamati a renderne conto, in italiano purtroppo non significa niente. E dal ministro della giustizia passiamo invece a quello dell'istruzione, perché sulla prima pagina del Messaggero di oggi c'è un richiamo all'intervista appunto del ministro dell'istruzione Bussetti, che annuncia un concorso nel 2019 con 48.000 assunzioni. Davide, il tuo commento. Ah, il 2019 sarebbe l'anno in corso, perché insomma, ci sono le vacanze, ma insomma sarebbe l'anno in corso, quindi verrà indetto un concorso per 48.000 assunzioni. Ora, chi conosce l'iter delle assunzioni e dei concorsi, il fatto che tutto sia così veloce un po', diciamo così, si stupisce. Fa bene a stupirsi, perché la parola magica che in questa intervista compare del ministro Bussetti e che dovrebbe risolvere la questione è la parola magica è percorso abilitante. Cosa significa percorso abilitante? Io faccio un concorso, ma in realtà non è un concorso, perché chi partecipa chi ha insegnato per 3 anni negli ultimi 8 anni, partecipano quelli che hanno fatto i dottorati di ricerca, la formazione professionale, quelli che hanno fatto il sostegno. Cioè, alla fine io non faccio un corso, faccio un esame di titoli per sistemare i cosiddetti precari. Questo è il tema di questo concorso, che non è un concorso. Ecco perché si può fare velocemente. Purtroppo in questo modo sistemo i precari, che può essere pure un'opera di bene, ma non sistemo la scuola e non rendo un servizio agli studenti. Questo è il problema che il ministro dell'istruzione non è riuscito a risolvere. C'è una bella inchiesta questa mattina sulla Stampa, tra l'altro è in tema perché ha a che vedere con le spiagge, ed è il titolo già dice molto: spiagge da 15 miliardi, ma lo Stato incassa soltanto 103 milioni. E poi c'è in esclusiva il dossier di Legambiente: addio all'ingresso libero, per una giornata al mare servono 26 euro a testa, prezzi su del 20%. È una storia da approfondire decisamente questa, tutta, Davide. Sì, è una storia da approfondire, cercando anche di connettere il cervello di noi tutti con le cose che diciamo poi nel corso dell'anno, perché durante l'estate questo genere di servizi, di informazioni arrivano, diciamo, abbastanza puntualmente, per cui giro d'affari presumibile del mondo degli stabilimenti balneari, 15 miliardi, le concessioni dello Stato incassano 103 milioni l'anno, che è relativamente pochino, 26 euro il costo quotidiano per andare per avere un ombrellone, 670 euro per un abbonamento mensile, un abbonamento stagionale sta nell'ordine dei 1718 euro, l'anno scorso erano 1368 euro, quindi notevolmente cresciuto, mentre non sono cresciuti i canoni per le concessioni delle spiagge.
che cos'è la concessione della spiaggia? La spiaggia è un bene pubblico, non è di questo, di Tizio, di Caio, di Sempronio, è di tutti, il bene demaniale, cioè davanti al mare è di proprietà di tutti. Però siccome non è che si può autogestire qualsiasi cosa, giustamente vengono date delle concessioni per i stabilimenti balneari che devono essere pagate in modo tale da poter attrezzare, fare degli investimenti. L'impresa balneare fa i suoi bravi investimenti, bisognerebbe remunerarla. Se pensate che la spiaggia dell'hotel Cala di Volpe a Porto Cervo, lo conoscono se no di nome anche quelli che non ci sono mai stati, fa 520 euro di annuale di canone, insomma fa abbastanza. La Santa Margherita Ligure che ha 7500 euro di canone annuo. Questa roba qua durante l'estate viene fuori della serie, ci fate pagare ma poi in realtà si paga poco. Però appena finisce l'estate, appena qualcuno comincia a dire se facessimo una gara per gli stabilimenti balneari e se mettessimo a gara quanto gente è disposta a offrire, mai, perché in Italia non si può fare, perché immediatamente scatta l'idea che la direttiva Bolkestein serve a togliere la gestione delle spiagge italiane agli italiani, come se tutti, diciamo che siamo gli imprenditori della bavaresi vogliono venire a gestire gli imprenditori, le spiagge italiane. E quindi bisogna sempre procrastinare, rinviare. Adesso l'ultima volta hanno rinviato, se non ricordo male, al 2028 o qualcosa di simile. Per nel frattempo tutto rimane bloccato. Cosa comporta questo? Comporta che ciascuno per prezzo che gli parla, lo Stato incassa molto poco da un bene che è di tutti, che è pubblico, e i giovani possono lavorare, possono creare impresa negli stabilimenti balneari solo a patto di essere figli di quelli che hanno le concessioni, cioè per dinastie si va, non per capacità imprenditoriali. Ma noi dobbiamo, manchiamo regolarmente di connettere il cervello. Adesso ci interessa quanto costa entrare nello stabilimento, da settembre si sarà tutti, bisognerà lottare perché quelli che hanno investito negli stabilimenti balneari non perdano i loro investimenti. È questo genere d'Italia che riesce a farsi periodicamente del male, soprattutto nuocendo a quegli imprenditori del settore alberghiero, del divertimento e della balnearità che hanno tutto il diritto, secondi, ovviamente, di vedere difesi i loro investimenti. Grazie davvero a Davide Giacalone, che ritroviamo come sempre domani mattina puntuale intorno a quest'ora per i vari commenti. Buona giornata anche a te. Grazie a voi e buona radio a tutti.